L'Edilo Perfido è una rivendita di materiali edile e di distribuzione edile, nata nel 1951 e siamo a Matera, siamo in terza generazione, abbiamo fatto numerosi passi, anzi o meglio hanno fatto numerosi passi le persone che mi hanno preceduto, passando da una distribuzione di materiale edile più propense all'edilizia pesante. Negli ultimi anni invece l'asse si è spostato verso un'edilizia più leggera, verso le finiture e quindi cambiando un po' il business core della nostra azienda. In azienda utilizziamo un motto da sempre che è quello di formarsi per non fermarsi. Quindi per noi la formazione ha una importanza notevolissima. Potersi formare, poterne conoscere le qualità, poter conoscere il valore del prodotto che stiamo vendendo e nella fattispecie del cemento, diventa una sfida ancora più interessante e importante, quindi conoscere anche il valore delle aziende con le quali lavoriamo, che ci consente di vendere un prodotto indifferenziato e dargli un valore aggiunto. I nostri clienti non sono sempre attenti alla certificazione del prodotto e alle certificazioni ambientali, però è proprio questa una delle nostre sfide e anche se vogliamo il nostro ruolo all'interno della filiera dell'edilizia, dalla produzione al cliente finale, che è quello di promuovere le aziende che ci danno la possibilità di vendere prodotti con determinate certificazioni ambientali, soprattutto negli ultimi anni, quindi poter enfatizzare questi prodotti, poterli conoscere e poter permettere al nostro cliente finale di poterne apprezzare il vero valore. La segnaletica ambientale sui sacchi di cemento è uno dei mezzi per poter comunicare al cliente finale il valore aggiunto che stiamo dando a questo prodotto. Non sempre percepito, ma ritengo sia uno dei più importanti mezzi attraverso il quale comunicare questo valore aggiunto, perché il sacchetto viene prima scaricato sui mezzi, nei nostri magazzini, va a finire sui mezzi dell'impresa e soprattutto staziona nei magazzini o nei cantieri per lungo periodo. Tutti questi posti sono visitati da più stakeholder della catena della filiera dell'edilizia e quindi più gente ha la possibilità di vedere questa segnaletica e più la diffusione di questo messaggio diventa rapido ed efficace. Noi siamo un'azienda molto attiva sull'e-commerce, il prodotto cemento non sempre è richiesto perché il rapporto tra valore del prodotto e costo della spedizione è disincentivante. Il valore aggiunto di Talcementi e di Heidelberg Ora sicuramente è il valore dei loro prodotti, la loro qualità, la loro attenzione all'ambiente. Non per ultimo la loro territorialità, perché da materano devo dire a gran voce che la presenza di Talcementi sul posto ha garantito, oltre a noi rivenditori, servizi super efficienti, ha garantito comunque un valore importante nel nostro territorio.